Rifiuti speciali di ogni tipo, anche pericolosi, smaltiti illecitamente nella discarica di Camastra. Dopo il sequestro della struttura e dei beni di alcuni indagati scattato lo scorso dicembre, i PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, Geri Ferrara e Francesco Gualtieri, hanno fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini, atto che di norma prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. 50 gli indagati tra persone fisiche e giuridiche. Nella lista ci sono diversi big come l'imprenditore Marco Venturi, legale rappresentante del laboratorio d'analisi Sidercem, accusato di aver redatto delle certificazioni non meritiere per consentire al titolare di uno stabilimento di conferire nella discarica di Camastra dei rifiuti che non potevano essere smaltiti. E poi ancora l'attuale presidente di Girgenti Acque Marco Campione e il suo predecessore Giuseppe Giuffrida, oltre all'amministratore delegato di Reti Ferroviarie Italiane Maurizio Gentile. Secondo i PM avrebbero smaltito illecitamente dei rifiuti nella discarica di Camastra ricorrendo al solito ipotizzato sistema, la falsificazione delle analisi sul campione. Innanzitutto fra gli indagati ci sono i responsabili della società AEG che gestisce il sito, il presidente Donato D'Angelo, il direttore tecnico Calogero Alaimo, il consigliere Salvatore Alaimo, il presunto direttore tecnico di fatto Alfonso Bruno e Pasquale Di Silvestro, assunto con lo stesso incarico. Nella lista anche l'amministratore dello studio chimico ambientale Giuseppe Daniele Pistone, gli amministratori dell'impresa Fratelli Cultrera, Giuseppe, Antonio e Massimo Cultrera, e una serie di imprenditori titolari di attività che avrebbero conferito illecitamente nella discarica. Nella lista anche alcune società alle quali si contesta un illecito amministrativo. Con l'avviso di chiusura dell'inchiesta, i difensori degli indagati, molti dei quali devono ancora nominare un legale, potranno chiedere di essere interrogati o produrre memorie difensive.